Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Darkwood. Nell'ultima puntata abbiamo iniziato l'esplorazione del villaggio, che è un ambiente veramente creepy ma super interessante, soprattutto dal punto di vista della lore e della storia di Darkwood. Qui si capiscono diverse cose iniziali, ma si capiscono diverse cose. Abbiamo iniziato a vedere come gli abitanti del villaggio stanno in qualche modo impazzendo e stanno ritornando a uno stato primordiale selvaggio. Abbiamo presupposto che potrebbero essere quelli che noi troviamo in giro per il bosco, i classici selvaggi che ci attaccano, potrebbero, come no. E abbiamo anche scoperto però che questa follia, questa pazzia che li spinge a diventare così, non è proprio una follia, una pazzia normale. C'è qualcosa di strano dietro a questo loro comportamento. Inoltre abbiamo trovato questa donna in questa casa bruciata che ho ucciso, visto che non è un NPC importante, per dimostrarvi come Darkwood racconta dei dettagli della sua storia e della sua lore. E adesso siamo in possesso di un cavo che vedremo se utilizzare o no. Ora, noi siamo belli pieni come inventario, quindi tra poco saremo costretti a tornare a casa a svuotarci un po'. E non so esattamente dove ci svuoteremo perché casa nostra è piena zeppa, però in qualche modo lo faremo, in qualche modo lo faremo. Piuttosto butto tutto in terra. Ah, qui c'è sempre la donna che lava i panni. E dico, attenzione qua, perché ho detto una cosa pericolosa. Ho detto, qui c'è la donna che lava i panni. Ho detto donna che lava i panni, non tanto perché lava i panni, quindi solo le donne devono lavare i vestiti, ma perché si può riconoscere il sesso dei villaggeri, degli abitanti del villaggio, dal copricapo. Le donne nei paesi slavi, ma non solo, in realtà anche in Italia si usava tantissimo fino a qualche anno fa, usano portare un fazzoletto legato intorno alla testa. E vedete come lei. I maschi invece portano cappelli, tipo la coppola è molto comune, eccetera eccetera. Quindi già da lì, visto che abbiamo una visuale dall'alto, possiamo intuire il sesso dei vari personaggi. Vedete, anche questo ha un fazzoletto intorno alla testa, anche questa probabilmente è una donna. Non ne possiamo essere sicuri al 100%, ma ci dà un indizio su quale potrebbe essere il sesso dei vari personaggi. Continuiamo ad esplorare un po' fino a quando non saremo costretti a tornare indietro. Ma questa casona gigagalattica qua, possiamo entrare? Questa è dove c'erano i tizi seduti. Si entra da lì. Io scavalco. Permesso? Qui c'ero entrato, mi sa. Guardate questa casa come è messa bene all'interno. Niente da fare, mi serve una chiave, ok? E di qua? No. Niente da fare, forse potrei usare un grimaldello, che non ho! Stai a vedere che non ce l'ho. E non posso neanche craftarlo. Ah, tocca tornare a casa. Tanto siamo pieni e bisogna svuotarci. Diamo giusto un'occhiata qui intorno, lì c'era il pozzo dove il tizio aveva bruciato la roba del dottore, qui ci stanno gli altri matti. Oh, qui c'è... Qui c'erano quelli seduti nella panchina. Non mi ricordo se siamo entrati qua. Forse sì, era la casa quella vuota con il forno. Già c'era... Sì. Ok. Qui ci siamo già stati. Continuiamo di qua. Le buche. Ti sento. Sta bevendo, vedete? Ti vedo tra gli alberi. Questo molto probabilmente è un maschio, ha un cappello. Non ti sistemerai tra loro. Ormai è troppo tardi. Questa casa è stata completamente distrutta dalle radici qui in questo caso. Vedete la differenza? Non è bruciata. Le macerie sono tutte spaccate, ci sono ciottoli, cioè questa è stata proprio divelta dalle radici e dai rami degli alberi. Chissà se era casa sua. Fungoni.
che non posso raccogliere. Fammi vedere se c'è qualcosa che non ci serve proprio, che posso buttare via. Beh, in realtà abbiamo tante cose che non ci servono ora. Tipo gli stracci ne ho a bizzeffe. Potrei lasciarli a terra, prendere i fungoni e tornare a casa. Mi sembra un'ottima idea. Potrei... No, stavo pensando, potrei buttare questo coltello. Ma staccano? No. Ti piacerebbe. Allora quasi quasi butto via il coltello rotto. E ci prendiamo i fungoni e torniamo a casa. Anche se non è che ci danno chissà cosa i funghi. Patata, patata, topo morto. Questa è tutta exp, porca vacca. Ho altro da... Straccio. Possiamo fare patata, patata, che stacca. La pillola, questa ci fa correre, ce la magniamo per tornare a casa. Facciamo così. E mi prendo anche il topo. Voilà. Voilà. Si torna a casa. A questo punto, prima di prendere questa casona qui, quella chiusa a chiave, ok. Di qua c'è un'altra casa, la esploreremo poi. Prima di prendere eventuali decisioni ulteriori, voglio fare un saltino dal lupo. Voglio ritornare dal lupo a fargli vedere, per vedere se possiamo fargli vedere i nuovi oggetti che abbiamo ottenuto, le lettere, la bambola bruciata, eccetera, eccetera. Perché non ricordo se ci dava, anche qua dobbiamo andare a vedere il labirinto di siepi. Per vedere se ci dà qualche altro indizio, comunque se ci sa dire qualcosa di quegli oggetti. Tanto non abbiamo fretta. Darkwood è un gioco che non va preso con fretta. Si muore tanto se lo si prende con fretta. Si muore tanto comunque perché avete visto già lo spike di difficoltà che c'è stato tra la vecchia zona e questa. Questo probabilmente era un abitante del villaggio. Adesso che lo sappiamo è ancora più triste ucciderli. Buono lui. Vieni qua che devo provare il forcone, vieni qua. Ma un range della Madonna, il danno non è alto. No, non avevo stamina per attaccare. No, il danno fa schifo, ok, quest'arma fa schifo come prima. Quindi non la terremo. Appena si rompe la butto. La uso un po' così, giusto per usarla. Guardate qua quest'albero. Anche questa è una cosa abbastanza anomala. Il tronco, che è spezzato, spaccato, è uscito un enorme fungo da qui, che è pure fumante. Queste probabilmente sono spore. E guardate di che colore è questo fungo. Bianco. Bianco. Tenete a mente il colore di questo fungo. Dove diavolo siamo? Al porcile, ok. Tenetelo a mente perché in futuro ragioneremo su questi funghi. Vedete? I signorini qua, che se li pesti sono pure velenosi. Ok, casa dolce casa. Adesso ti ci voglio mettere a posto la roba. Facciamo una cosa veloce. Questi li posso staccare. Questi staccano, sì, meraviglioso. Questo è per terra. La batteria stacca. Il coso lo posso cucinare subito. Olè. Il cavo per il momento lo metterò dentro. Paraparapapa, come lo metto dentro?
Le bottiglie di vetro mi servono. Le patate, ma quelle non si potevano cucinare le patate? Ah, no, no, ti davano la speed già. Il topo sì, però. Aspetta un po'. Anche un bel po' di essenza dal topo. Va là che roba. E abbiamo questa corda che stacca? No, perché non c'è corde qui. Porco Giuda, il bastone mi serve se voglio provare l'ascia. Munizioni, medicine a go-go. Però in realtà, per esempio, facciamo così, questo, via, via. Qui dentro mettiamoci robe per il crafting, tipo il nastro adesivo che ci serve. Tutte queste robe qui non c'è bisogno di tenerle dentro perché non le uso per craftare. Questo sì, questo sì, questo sì. Ah, le molle ne ho una sola. Dovrei comprare un po' di molle per fare grimaldelli, mannaggia la miseria. Prossima mattina, tanto abbiamo un sacco di reputazione. Invece che comprare altre munizioni, compro, se ce l'ha, qualche fil di ferro, sperando che ne abbia almeno uno. Penso che uno dovrebbe averlo. Altre cose che posso togliere, che tanto non mi servono per il crafting, le munizioni, ma non mi piace toglierle, le preferisco qui a portata di mano, giusto perché sono più facili da prendere al volo. Un po' di benzina posso togliere. Ok, e l'accatastiamo qui. Accatastiamo qui tutta questa roba. Questo per terra, per terra, per terra. Queste per ora non ci servono giù. Queste giù. Il cavo lo metto da un'altra parte. La benzina giù, benzina giù. Ok, guarda già che roba. La pietruzza la tolgo, ma la metto da un'altra parte. Quindi mettiamola qua giù, giusto per capire quanto spazio. Questo pure. La batteria da 9 volt può staccare. Se non sbaglio, ho uno stack libero qua. No, non ce l'ho uno stack libero. Quindi la buttiamo qua su, in mezzo a nastri adesivi, bottiglia. Nastro adesivo lo riprendo. Ok. Qui ci continuiamo a buttare. L'alcol. No, l'alcol lo mettiamo dentro. Questo serve. Lo mettiamo dentro, questi e questi vanno qui, perfetto. E questi due li mettiamo al centro della. Li mettiamo qui. Li mettiamo qui questi due, giusto per riprenderli velocemente, perché c'è il caso, uno mi servirà la prossima mattina e l'altro. Ok, guarda qua. Abbiamo fatto un sacco di spazio. Il forcone tra poco lo butto, quindi si libera un altro slot. La torcia facciamo così. Non mi serve, ma è giusto per liberare ulteriore spazio. E non rischiare di avvelenarmi, dato che abbiamo i danni aumentati da veleno. Voilà. Molto meglio, siamo più tranquilli. Guarda quanto spazio. E qui ci mettiamo una torcia elettrica. Facciamo, no, preferisco fare così perché è più veloce da prendere. Perfetto. Voilà. Abbiamo il nostro setup. Sono le 13:40 e possiamo tornare a esplorare di nuovo giù. E ci torneremo solo dopo. Un bel boccone di pane. Così possiamo tornare più veloci. Il forcone ora vediamo, perché se troviamo un po' di nemici su cui usarlo, bene, altrimenti lo lancio nel bosco. Tipo loro. Oh, attenzione, guardate questi. L'accendo anche la torcia. Una pietruzza lucente. Questo sta. Sembra stia mangiando il legno. Questo scava una buca o seppellisce qualcosa. Attaccarli con il forcone potrebbe essere mortale, ma voglio provarci. Facciamo così. Ce l'ho ancora la lanterna. Sì, equipaggiamoci la lanterna. Sta seppellendo. Un cadavere. Una croce. Questa, ragazzi, è importante, eh? Questa è importante. Poi, ne parliamo poi. Buca.
Il corpo di qualche selvaggio giace in questa buca. Questo si sta coprendo da solo. Lasciamolo fare. No, 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 vi lascio in pace, vi lascio in pace, me ne vado, me ne vado. Cavolo, ce l'avevamo qui sotto, non l'avevamo mai vista sta roba. Qui abbiamo potuto vedere un altro comportamento interessante che hanno questi selvaggi. Oltre al fatto che hanno seppellito un morto, e già quello è un po' poco selvaggio come comportamento, ma quello si stava seppellendo da solo. E in più avevano un crocifisso. Aspettate che butto giù questa pietruzza lucente e qua su butto giù altri stracci, perché tanto nella workbench ce n'è una valanga. La lanterna è andata? La lanterna è andata. Ok, più spazio per noi. Ma questa batteria da 9 volt l'ho già provata a staccare, giusto? Non staccava, ecco perché ce l'ho ancora qui. La metteremo qui la 9 volt. È interessante perché comunque sono comportamenti anomali anche per loro, cioè non sono comportamenti molto selvaggi. Il seppellirsi da solo lì non è proprio una roba che vedi tutti i giorni, anche in questo caso. E in più ci abbiamo trovato questo crocifisso che... dove stava? Cioè, è palesemente un crocifisso amatoriale, vedete, lo si vede proprio, i legnetti sono tenuti con una cordicella, è stato fatto così, e è stato coperto di fango e rami. Un po' come se volesse indicare al diventare il bosco, no? Il bosco, alla fine, quali sono gli elementi principali di quello di cui è composto un bosco? Terra e alberi. Terra e alberi. E quest'uomo è crocifisso a dei rami, a degli alberi, che lo possiamo benissimo vedere come un albero, come i vari cadaveri che abbiamo trovato in giro legati all'albero, ricoperto di terra e rami che escono dalla sua testa. Esattamente come, se ci fate caso, molti di questi selvaggi, si vede poco dallo sprite purtroppo, si nota poco, ma se ci avete fatto caso, molti di questi selvaggi hanno sulla testa delle corna, diciamo, fatte con i rami degli alberi, che come se le tengano attaccate alla testa, non lo so e non lo voglio sapere. Ma è palese che hanno qualche ideologia loro, adesso. Ma questa ideologia non è rispettata dagli abitanti del villaggio, cioè non è una cosa comune di questo posto, uno dice, oh, ci sarà qualche culto, ci sarà qualcosa di particolare qui da queste parti, la gente pensa e fa queste robe. No, perché gli abitanti del villaggio, né il dottore, né gli altri abitanti del villaggio, sembrano dare cenni di seguire questo culto, questa religione, questa roba. È una cosa che succede quando impazziscono. E abbiamo già parlato del fatto che questa follia non è normale. Quindi vedete, scopriamo sempre più dettagli, sempre più dettagli. Oddio, maiale sventrato, questo non l'avevamo visto. Anche questo è attaccato a un albero con tutte le budella a ciondoloni, va che roba. Anche di qua. Non possiamo fare niente, solo esci. Questo non l'avevamo visto. Ok, continuiamo la nostra esplorazione. Il tempo si è fermato perfettamente alle 16.36, quindi appena abbiamo finito di esplorare abbiamo tutto il tempo di tornare a casa. Oddio, guardate qui da sta finestra! Abbiamo tutto il tempo di tornare a casa e mettere a posto l'inventario prima della notte. Guardate che roba! Una voragine si è aperta dalle radici dentro la casa. Ma qui si può entrare, era quella chiusa. Ma qui, aspetta un secondo. Qui non c'eravamo venuti, questo è il sassone, non c'eravamo venuti. Funghi da prendere, li prenderò dopo. Noi eravamo sempre passati da sotto, siamo entrati nel villaggio. Da qua,
esploro con un pattern preciso, non perché sia importante per noi, ma perché mi aiuta a non perdermi nulla. Qui c'è un altro sasso. Guardate quante galline. Ah, volevo andare dal lupo. Guardate, una donna, sempre per il solito discorso del fazzoletto, con una gallina sulla spalla e una in braccio. Questa probabilmente è la donna di cui parlava il lupo, la donna delle galline. Questa è l'ultima casa in fondo, giusto? Sì, qui abbiamo un trattore. Altri trattori tutti spaccati, i pozzi sono tutti rotti. Un'altra corda. Questo penso sia il pollaio, guardate le uova. Da qui non si entra. Ma qua sotto c'è un'altra casa. E si entra. Permesso? Ho detto, ha detto che deve essere fatto. Ha detto che aiuterà. Non capisco. Salve. Anche questo sta impazzendo nel letto. Patate, patate. Queste patate le possiamo prendere per quando torniamo dopo. Nota. Bruciare un mix di erbe nel forno. Levistico, camomilla, ortica. Tenere al caldo il paziente. Somministrare due volte al giorno un cucchiaio di succo di sauerkraut per via orale. Queste sono le prescrizioni del medico ciarlatano. Che succede qua? Permesso? Che tanfo terribile. Forse è meglio se prendo la torcia. Oddio. Corpo carbonizzato. Ha le gambe e le braccia legate ad una catena. Abbiamo una catena. Forno. Non c'è niente nel forno. Mamma mia, cosa non sta succedendo dentro sto villaggio. Chiudi. Mamma mia. Do giusto un occhio al retro. Nulla. Ok, e questa è la casa con la voragine? No, questa era la casa della donna delle galline, da cui andremo dopo, molto dopo, perché prima voglio parlare con il lupo di nuovo. Andiamo a vedere la casa lassù in cima, che dovrebbe essere questa qua su. No, questa era la casa bruciata, ok, di qua. La porta è barricata, no? Questa porta sembra essere bloccata dall'altra parte. Mi serve una chiave. Qui non possiamo entrare. E questa era la porta con lo squarcio, sì. Beh, qui viene in mente una cosa, subito. Considerando lo squarcio gigante che c'è nel pavimento, potremmo forse passare o dalle buche del tipo o dal pozzo. Perché adesso abbiamo esplorato tutto tranne la casa della signora
delle galline. Ah no, qua. Qua. Vale la pena dare un'occhiata. C'è un contadino. Non ci parla. Ah sì, chi sei? Niente, passavo di qua. Stai lontano da me. Sarà fatto. Non c'è assolutamente niente qua, mi sa. Ok, diamo un occhio alla buca. Diamo un occhio alla buca o torniamo indietro e andiamo a parlare con il lupo? Andiamo indietro e andiamo a parlare con il lupo e ci facciamo la notte. Dato che arriva. Mi mangio le patate per andare velocissimamente dal lupo. Dovrei riuscire. Tanto ne abbiamo pure due. Carboidrati a go-go, si corre. Via. Durano pochissimo le patate, ma insomma. Allora, dov'era l'accampamento del lupo? Tutto a destra, poi da lì andiamo a casa. Dovremmo farcela. Con le patate ce la dovremmo fare. Se non mi fermo a combattere contro di lui, ce la facciamo. Qui però c'è una fungaia, dannazione. Buono, buono. Buono, c'ho da fare. Questa la prendo. No. Le alci sono forti. Porca troia, fortissime, stavo dicendo. Mangiamoci un'altra patata. Eccolo qua. Mi spara una benda. No, va via subito. Anche qui vedete. Ah no, invece il tempo passa qui da lui. Sì, preda. No, non abbiamo nuovi oggetti da mostrargli. Che peccato. Io speravo di potergli mostrare uno di quegli oggetti nuovi che avevamo. Vabbè, niente. Andiamo a farci la notte. Berremo al pozzo prima. Questo è il silos. Dovremmo esserci. Perché io dal silos ho tirato dritto a nord. Infatti sono nel boschetto subito sotto. Voilà. Allora, abbiamo la catena che me la tengo nell'inventario. Scarti metallici li poggio. La cordicella la poggio. Tanto stacca. La catena me la tengo. Quindi per la notte avremo la pala nuova. La tavola con i chiodi perfettamente nuova. La torcia praticamente andata. Ora, io ho buttato per terra una... Non la pietra lucente. Benzina, pillola, bastone. Avevo buttato una cosa o sbaglio? Batteria da 9 volt, eccola. Fammi vedere se si può in qualche modo, non da qui, ma da qua. No? Ripara? No. Questo oggetto è scarico, ma posso ricaricarlo? Questo oggetto non può essere riparato. Aspetta, mi sa che se ho la torcia equipaggiata e la batteria in tasca, usa bende. No, devo prendermi questa. No. Ok, con la R si ricarica proprio e mi dovrebbe aver usato
la batteria. Perfetto. Funziona. Aspettiamo un attimo per accendere la luce. Mi assicuro. La benzina è praticamente piena perché prima ho portato una tanica in più off camera. Qui dentro per liberare un po' di spazio che avevo. Non mi ricordo se l'ho presa da terra la tanica o l'ho presa da dentro il coso. Vabbè, possiamo anche accendere, ma chi ce ne frega, così intanto ci sistemiamo nel nostro posticino. Chiudi qua, chiudi qua. Questa la porta l'hanno scassata. Ah no, c'era, non si vedeva ma c'era. Qui barrichiamo un pochettino, ma giusto poco, perché tanto avete visto non serve a niente. Anzi, delle due, per qualche motivo sopravvivo di più quando non barrico. Li affronto, li combatto in campo aperto, più mobilità ed è meglio. Però blocco giusto questo passaggio qui, non serve a un cavolo, ma lo faccio perché è bello farlo. È 19:50, adesso devo smettere di far casino. Ne abbiamo uno qui, uno lì. Le finestre sono a posto, sono barricate. Ok, mi sembra che abbiamo della legna e i chiodi ci sono sicuro. Mi sembra che abbiamo della legna nel tavolo, nella nostra workbench. Mi rimetto anche il coltello qua, non si sa mai. E poi sono indeciso se craftarmi un'altra lanterna oppure no, perché la lanterna è molto buona, avete visto, fa una luce diversa dalla lampadina, un po' più gialla, un po' più calda come luce, e la fa più a 360 gradi intorno a noi, però è più flebile. La lampadina fa proprio... soprattutto la lampada militare fa una luce pazzesca. Il problema della lanterna è che occupa spazio, perché non potendola riparare devo craftarne tutte le volte una nuova, ci occupa spazio quando la devo tenere o nell'inventario o nella workbench, e non so se farla per quello. Però è buona perché quella non la devi tenere in mano. Io quando uso la torcia non posso usare armi, mentre con la lanterna te la appendi tipo alla cintura e ci vedi, e puoi usare armi mentre che ci vedi, che è una rivoluzione. Eccolo qua, salve. Porca vacca. Oh, oh, oh. Porca vacca, però che range. Veloce. Mannaggia. No. Ok, bende subito. Ok, dammi la pala. È morto col sangue acido quello comunque, eh. Forcone lo butto qui per terra, tanto non credo che lo riutilizzerò. Bottiglia d'alcol ce la prendiamo, scarto metallico pure. Devo dire che il forcone ha veramente un range niente male, soprattutto è lento, il caricamento consuma tanta stamina, ma l'animazione d'attacco è velocissima, fa proprio pa! Fa quell'infilzata lì che... però fa proprio poco danno, cavolo, eh. La pala secondo me continua ad essere meglio. Basta prenderci un po' la mano con l'animazione d'attacco nuova super lenta ed è una figata. Ecco un altro. È fuori o è già in casa? Oddio, questo spacca qui. Speriamo che non sia la Banshee che spacca. Ho sentito parlare qua, che è successo? Vieni da me. Madonna, le spalle. Guardala lì questa. Bench. Qui. Ah no, questo è un evento positivo, devo andare da lui. Permesso. Torniamo in casa. Perché si stanno smuovendo i mobili lì dentro? Porco Giuda. Fammi entrare in casa senza guardarti. Passo di qua.
fregata. È rimasta fuori? È rimasta fuori, mi sa. Perfetto. Sembra che ultimamente gli piaccia proprio scagliarmi contro durante la notte. Due selvaggi e una Banshee. Se ci avete fatto caso... No, ho ripreso il forcone per sbaglio. Se ci avete fatto caso, sono diverse notti che ci sta trattando così. Adesso, caro il mio amico mercante, un'altra pietra lucente. Ora quante ne abbiamo? Ne abbiamo tre, ragazzi, tre pietre lucenti grazie all'evento positivo di questa notte. Questi eventi positivi sono spaventosi, nel senso che, visto, ti attirano fuori, devi andare e dici: cavolo, mo m'ammazzano, bla bla bla. Però sono remunerativi, sono molto remunerativi. Anche a lui non possiamo mostrargli niente degli oggetti che abbiamo, che peccato. Commercia, tieni. Oh madonna, quanto abbiamo. Hai fil di ferro, te lo compro tutto, perché non abbiamo più per i grimaldelli e ci servono giù al villaggio. Poi potremmo acquistare, ancora volendo, proiettili senza problemi. Ma potremmo comprare la bombola di gas, che è molto forte, tipo una bomba, gli spari via. La cosa importante erano i fil di ferro per fare grimaldelli. I grimaldelli, con quelli ce ne facciamo uno. Meglio che niente, apriamo la porta giù al villaggio. Sapete che vi dico? Io queste pietre lucenti non le do a te. Le porto al lupo, perché le dovrebbe prendere pure il lupo, se non mi ricordo male. E tanto guardate la reputazione che abbiamo con lui. Cioè, queste le porto al lupo e qui spendiamo la nostra reputazione normale. Sono veramente sprecate date a lui. I chiodi? Ma che me ne frega dei chiodi. Ma secondo me siamo a posto. Toh, compro altre munizioni. Giusto perché. Potrei comprare anche i pezzi delle armi, ma sono armi un po' scasciotte quelle che ti costruisci. No, dai, va bene così. Tessuto per fare un ulteriore upgrade. Ma sì, guarda la reputazione che abbiamo. Vai. Grazie, caro. Possiamo. Ah no, siamo max potenziamenti. Come si facevano i potenziamenti, cavolo? Non mi ricordo più. Ci serviva il tessuto e... Ma no, ma si craftavano. Eccolo qua. Potenziamento della barra di accesso. Che non è male. Potrei iniziare a tenermi due armi qua. Andare a 5 slot. Non è male. Potenziamento dell'inventario. Non si può più fare. E siamo al massimo. Ok, siamo al massimo. Quindi, dai. Olè. E qui slittiamo tutto di uno. E mettiamo questa qui. Perfetto. Così abbiamo la nostra arma di emergenza subito a portata di mano. Basta. La pistola monocolpo non ci serve assolutamente. Il fucile artigianale, no. Vedete che sparano tutti un colpo solo. Fucile colpo singolo, cioè. Ma poi se ne avremo bisogno li utilizzeremo nel... Ah no, aspetta, forse c'ho spazio per i proiettili qui dentro. Staccano. E questi ci craftiamo subito. Con questi ci craftiamo subito il grimaldello. Voilà, perfetto, così possiamo entrare dentro. Adesso, noi... No, non ci salutiamo qui.
Oh sì, dai, ci salutiamo qui, ragazzi. Ci salutiamo qui nella prossima puntata, in modo da approfittarci del tempo infinito qua. Vado a spegnere il generatore. Nella prossima puntata andremo prima di tutto dal lupo. Gli diamo le tre gemmine che abbiamo e vediamo cosa possiamo comprare, munizioni, robe così. E poi tiriamo dritti giù. Le mettiamo a posto, ovviamente, poi tiriamo dritti giù al villaggio, apriamo quella porta che non potevamo aprire se non scassinandola e parleremo con la vecchia, la donna delle galline, come dice lui. Vediamo un po' cosa salta fuori da tutto questo discorso. Inoltre cominceremo anche a curiosare nelle buche e nel pozzo grazie alla catena, perché vi ricordate, diceva che con una catena si poteva scendere nel pozzo, quindi esploreremo un bel po'. L'alcol intanto lo metto via. Esploreremo un bel po' il prossimo episodio e probabilmente concluderemo quello che riguarda il capitolo del villaggio. Vedremo. E poi io spero nel mentre di avere la risposta al uccidere la scrofa o no, vedremo anche cosa fare nella scrofa, però quello mi sa l'episodio dopo, perché non ce la faremo a fare tutto in un episodio. Alla prossima.